c'è il caffè, immagina così, esco fuori e ta-ta! Magicamente siamo dove eravamo ieri. Buongiorno, anche se ormai è quasi pomeriggio, è vero. Buongiorno inoltrato, diciamo così. Perché inoltrato? Perché mi sono messo a cazzeggiare su internet per trovare un negozio che venda i rivetti. Ragazzi, voi non sapete la difficoltà nel trovare a volte alcune cose che per noi diamo scontate, perché magari vai in una ferramenta, piuttosto che in un panificio, piuttosto che nei negozi classici che tu conosci, ti vai a comprare una vite, ok? Qua non è così. Nel senso che non esistono tipo i brick center, quindi devi cercare di capire come si chiama il negozio che vende i rivetti. Sembra una cagata, ma cioè non esiste la traduzione ferramenta. O meglio, c'è una sorta di negozio chiamato Yepi con la Y che vende materiale per vernici e anche qualche utensileria, diciamo così. E sembrerebbe che questo potrebbe essere la soluzione nel trovare un rivetto. Ma non lo so, non ne ho idea. Bisogna adesso iniziare a fare così una spola fra un negozio e l'altro, sperando di trovare quello grande che magari li ha. Perché non sono grossissimi quelli che ho visto. Di solito hanno vernici, reti, hanno un po' di giardinaggio e pitture. Non ho visto con tanti utensili. Ce n'è qualcuno che ha anche qualche utensile in più, ok? O se no entrare dentro e chiedere dove li posso trovare questi? Perché oltretutto non so neanche il nome, perché non riesco a tradurlo. Perché rivetti in turco non esiste la parola, oppure lo useranno come, che ne so, chiodo in alluminio, non ne ho idea. Quindi ragazzi, insomma, oggi faremo questa ricerca. Detto questo, potrei anche andare da un meccanico o fermarmi, che ne so, da uno che fa le finestre, ne ho visto qualcuno in giro, però io vorrei averne alcuni di scorte e comprare delle misure giuste, perché ogni tanto li uso, perché mi servono, che ne so, magari la serratura piuttosto che la porta, mi servono due o tre. Se li trovo è meglio, non ne ho bisogno adesso, però questa è insomma la cosa di oggi. Detto tutto questo pippone iniziale, buongiorno innanzitutto e vediamo un attimino cosa viene fuori oggi. Perché poi comunque la nostra idea è di ritornare in Cappadocia, penso oggi, quindi rifarci altri 250 km per più o meno tornare nella zona di ieri, un pochino più a sinistra perché non vado a rivedere la stessa, per iniziare a fare un giro della Cappadocia, è anche abbastanza veloce, quindi andiamo. Non farmelo cadere, Mauri, sta per cadere. Tiralo su. Aspetta. Ciao amico, ti è piaciuto il latte condensato? Com'è? Piace. Mi hai fatto cadere qua. Adesso lo leccherò. Abbiamo avuto anche la sorpresa di questo gattino che è entrato tranquillo. Ha bevuto il suo lattino e non vuole più andare via. Ce la portiamo prima o poi uno. Mari. Vabbè che adesso ho trovato l'antistaminico, sto prendendo l'antistaminico, però sappiamo bene che chi è allergico non può stare a contatto con gli allergeni, perché altrimenti diventa asmatico, insopportabile, vero? Sì, soprattutto insopportabile. Esatto. Ecco Mauri che chiede ai giardinieri come si può chiamare il rivetto o dove si può trovare, che non riusciamo a capire se esista un brico, qualcosa del genere, una ferramenta, non sappiamo come si chiama. Nel frattempo questo parco si sta animando, c'è già chi ha preso i gazebo per fare il picnic. Un'altra giornata caldo, torrido, ma non so se andiamo già in Cappadocia oggi o se Mauri vuole girare per il centro per cercare la ferramenta. Adesso vediamo. Allora, il consiglio è stato di andare da un meccanico. Buona. Quindi ora ci stiamo andando. Andiamo a vedere. Qua di officine ce ne sono un'infinità, siamo proprio in un quartiere di officine, anche di ricambi forse, questo qua sembra ricambi, gommisti, tutto, ora chiediamo. Eh sì, ha detto di andare da quello là dei ricambi. Ne ho prese di diverse misure, dovrebbero, qualcuno andare bene. Bene, ah non te li mette lui. 15 lire? No. Dobbiamo tirare fuori di nuovo tutta la roba dal gavone. Sì, non ci ho pensato però, tienitene lì davanti, va. 15 lire? Cioè? Ci sta. Sono 50 centesimi. Ma
con gli autogrill della Turchia, un parcheggio assolato con ristorante e 33 gradi. Cosa mangiamo? Pomodori. Pomodori e salata. Non ho ripreso molto la strada, so che è mio compito, è mio dovere, però ragazzi è la stessa strada di ieri e non ve l'abbiamo detto, l'abbiamo fatto su e giù, stiamo facendo dalla città di ieri fino alla costa e ora ritorniamo in su perché dopo aver preso la serratura stiamo tornando in Cappadocia, ve l'avevamo già anticipato l'altro giorno che avremmo fatto avanti e indietro. Quindi oggi pomeriggio, dopo aver guidato mille chilometri, ce la faremo. Arriveremo in Cappadocia, ma non so bene in che paese, quindi adesso insalata e poi si va. Bitunet. Vedete che non dico bugie? Inizia il rito del caffè. Come c'è in Giappone il rito del tè, qua noi abbiamo il rito del caffè. Ve l'avevo detto, non che avevo comprato la macchinetta del caffè. Scusa, un po' che la uso, ma non ve l'ho mai fatta vedere, è questa qua. Non è sponsorizzata né niente, l'ho pagata io con i miei soldi, anche cara. La consiglio, poi sì, fa un buon caffè. Puoi usare chai da Nespresso, io adesso ho comprato della Illy Classic perché mi piaceva, da provare. Puoi usare le cialde, quelle della Dolce Gusto, oppure puoi con questo riempirtelo tu col tuo caffè, il tuo macinato e ti fai il tuo espresso. Quindi da qualsiasi parte del mondo siamo, possiamo fare il caffè. E adesso me lo faccio con quello della Illy. Allora, molto semplice, non è che ci vuole molto. Si prende, in questo caso, mette quello della Nespresso, si avvita, si mette nel suo supporto, si apre tappo sopra, si prende dell'ottima acqua panna, no, ce l'abbiamo, la riempi e niente, fa un singolo caffè. Dopodiché, adesso ce l'ho qua il cavo, e io ho il cavo della 220, ma la puoi attaccare anche con l'accendisigaro 12 volt. Adesso che praticamente hai riempito il serbatoio, hai messo, tu è veramente buono quello da lì, già dolciastro sul caffè, metto un micro, guardate ragazzi, che piccole zollette di zucchero che ci sono. Da sotto, schiaccio e ci vogliono 5 minuti per scaldare l'acqua. Quando è calda, parte. Dai, su, su. Voi non lo sapete, ma la cialda prima ha avuto un difetto. Eccola qua, non si è aperta. Ah, capitava anche con la macchinetta della Nespresso ogni tanto. A volte sono difettose. Non si bucano. E che non ne ho molte, quindi mi incontrate me le regalate. Adesso facciamo una colletta per le cialde Nespresso per il Mauri, che poi tra l'altro se lo fa solo per lui il caffè. Visto che ormai qua non si beve più il caffè, ho deciso che il caffè che mi bevo sia buono uno al giorno. Ma che cucchiaini sono fatti apposta per girare dalla parte del cucchiaio? Non entra dentro questo cacchio di bicchiere. Ah, per quello? Sì. Ma si fa 5 il caffè? A parte il ristorante c'è anche il mercato, non ho capito l'asino qui cosa c'entra. Ah, ma non sei tu, no? Vai. Questi qua ce li avevo anch'io negli anni 80. C'è una quantità di dolcetti turchi, anche questi che sono fatti con lo zucchero d'uva. Un muro di dolci. Ci sono anche le macchinine di legno, guarda. Scrivete qua sotto nei commenti che cosa vedete di stonato. Guardate chi è che viene in autostrada. Autostrada andiamo a comandare.
passiamo così senza pagare, dopo vi spieghiamo bene come funziona. Siamo arrivati ad Erenguio e io sto preparando la macedonia per questa sera. Erenguio è una ridente località in mezzo alla Cappadocia, dove piena di trattori, campi e nulla più. Ma c'è una particolarità, ci sono delle città sotterranee che andremo a vedere domani. Noi in questo momento siamo ad Erenguio, perché siamo venuti qua, visto che ce ne sono diverse di città in giro? Perché questa qua è la città più grande del mondo, te capi? Ha un grossissimo problema però, che pur essendo la città più grande del mondo, sotto è molto piccolo. E per la gente, diciamo, come me, un po' doppia, non è molto fattibile andare in quei cunicoli. Quindi, non so, domani andremo a vedere, al massimo entra Marina. Io l'aspetto al bar con una birretta, ma basta, voi vedete le cose, io pure. E rischia lei. E tutti siamo felici e contenti. Dovete pelare e poi vi spiego meglio. E allora, cosa mi dite? Banane, pesche, mango, bello maturo. Questo è un bel lime e adesso ci mettiamo un pochino di zucchero. Tutto questo. Non so se lo zucchero andava bene. Sì, che va bene. Non ti preoccupare che va benissimo. Questa serve per recuperare le forze, perché Mauri ha guidato troppo, ha detto che è molto stanco. Veramente io volevo una birra. Cioè. Volevo farvi vedere dove siamo parcheggiati. Parcheggio di un parco. Guarda lì cosa c'è. Praticamente c'è una famiglia che si sta facendo il tè con la teiera, quella tipica turca. Ma che roba! Ma che bella! Sono venuto nel parco, con Marina qui dietro le spalle che mi segue, perché volevo far vedere una cosa. In questo parco qua ci sono delle cose. Il paese, come posso dirvi? È vecchio, sembra un paese rurale con le case scrostate, però un parco portato nel 2050. Wi-Fi gratuita in tutto il parco, attrezzi per allenarsi, sì ce l'abbiamo anche noi, ma già la Wi-Fi e attrezzi per allenarsi, già due cose che assieme. Tante panchine qua, con un buono spazio per giocare, ma la cosa carinissima è che in questo parco qua ci sono tutta una serie di griglie. Gente che sta, adesso non voglio andare a proprio buttargli la telecamera in faccia, campeggiando lì. Sono arrivati in bicicletta. Ma la cosa più assurda di tutto è che qua c'è un pezzo d'uovo che è corrispondente con l'altro pezzo d'uovo che c'era in fondo. Non è vero. Adesso io passo davanti, faccio finta che non sto riprendendo e vi faccio vedere chi sono questi. Tra di me ci sono questi campeggiatori che sono arrivati qua in bicicletta. Marina sostiene che sono francesi, che la sentite parlare. Ci sono delle panchine per loro e ci sono delle griglie. Queste qua sono le griglie. È bellissimo. Ma veramente bello sto parco. Oltretutto ci sono anche i bagni. Non so se sono forniti di doccia, però devo dire che è uno spazio veramente, veramente carino. E adesso andrò in palestra ad allenarmi. Voi ci credete, vero? Però c'è anche quella, l'avevo fatto vedere. Sono passata davanti ai francesi e ho notato le biciclette che hanno. Sono strane, sono tipo... sembrano delle biciclette normali con davanti una seggiola per i bambini, che poi sono già grandini, ci avranno già 12 anni, 10-12 anni. Spingono, cioè, pedalano almeno. Perché praticamente davanti alla sedia hanno degli altri pedali giusto per i ragazzini. È come se avessero creato un tandem, però fatto su due livelli, in modo che possano pedalare anche i piccoli. Fate i figli, così li potete far pedalare. Oggi abbiamo ripreso poco. È stata una giornata di trasferta per il problema della serratura. Io oltretutto non ho ancora montato. Adesso vedo se riesco domani mattina, perché adesso sono veramente stanco, devo dire. Ho voglia di farmi una birra, godere un attimino di queste ultime ore di sole. E quindi non sapendo cosa dirvi per portare avanti il video, vi sto raccontando queste cose qua, che magari a voi non ne frega niente, però ragazzi, daily blog è così, a volte si fa qualcosa, a volte si fa niente, e anche quando si fa niente qualcosa ve lo devo far vedere. Esatto. Allora, se volete vedermi nudo, che non è bello, dai, domani. Allora vi racconterò del parco, ok? Comunque secondo me un posto così, con la zona recintata dove ci si può campare con la tenda, con i tavoli, sedie, griglie, servizi igienici, cioè tutto, vale la sosta per vari giorni, sicuramente per i francesi, ma magari anche per noi. Ma infatti questo qua è un parco che è su Park Fortnite ed è recinto molto bene. Per la tranquillità. Si sente? Ma penso che ci sia anche l'acqua, comunque, ragazzi. Comunque non lo so, domani magari vi facciamo vedere, c'è una statua lì angosciante. Un po' austera, sì, sembra una roba molto russa, molto sovietica, sì, esatto. Però non lo so. Tra l'altro è ad altezza Pini.
Comunque, volevo dire una cosa. Ah, solo le donne possono rispondere a questa domanda, scrivete qui sotto. Volete vedermi nudo? Vabbè ragazzi, io la chiudo qua, se no inizio a sparare. Incredibile. Più del solito. Ragazzi, io vado a farmi una birretta. E noi ci vediamo domani.